Allora, buonasera a tutti. Vedo che qualcuno si sta collegando e cominciate già a commentare. Vedo anche qualcuno in modo entusiastico. Questa è The Cinema Show. Questa è The Cinema Show nel tour del 1976 fatto dai Genesis, il primo dopo l'uscita di Peter Gabriel. Riprendiamo, ricontinuo a parlare dei Genesis, semplicemente perché ieri sera la diretta si è interrotta in modo improvviso, senza un vero motivo in realtà. Saranno stati i poteri forti, saranno stati le major, saranno stati i Matusa, chi lo sa. Quindi ricominciamo da qua, facendo vedere un pezzettino di questa cosa incredibile, anche con un po' di nostalgia, perché questo brano qui è composto interamente dai tre che stanno rifacendo, insomma, la reunion di quest'anno, di cui ho già cominciato a parlare ieri. Tony Banks alle tastiere, come potete vedere, qui c'è un duetto di batterie tra Bill Bruford, di cui parlerò anche domani, Phil Collins. Non è un vero assolo, sono in realtà solo 8 battute, poi ricomincia tutta la band a suonare. Guardate Phil Collins com'era agile all'epoca, che grandissimo batterista che era. Un brano stupefacente che fu composto proprio in sala prove dagli stessi Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford, come finale di Selling England by the Pound, proprio l'LP. Il brano è The Cinema Show, un brano ispirato nel testo fra l'altro a The Wasteland di T.S. Eliot, per chi volesse approfondire anche le tematiche testuali dei Genesis, che non sono così banali. Ecco, allora, a chi vede io chiedo di condividere questo video, lo chiedo in modo sfacciato, perché magari più condividete e meglio è. Due galli nel poleo ci stavano male, infatti Bruford se ne andrà dalla band, non solo per formare gli UK con John Wetton, ma anche perché lui sosteneva che la musica dei Genesis era troppo facile da suonare, pensate un po'. Allora, abbasso, e mentre tanto il video continua ad andare, metto, facendo un salto tematico pazzesco, metto un brano di un disco del 1997. Un brano che si chiama There Must Be Some Other Way, che è stato inciso dall'ultima formazione dei Genesis prima dello scioglimento definitivo, diciamo l'ultimo disco inedito in studio, che è Calling All Station di 1998. Questo è un brano che in realtà mi piace molto, e vabbè, questo potrete anche dire ma chi se ne frega se ti piace o no, è un po' troppo alto al basso. Ho trovato ieri molto interessante il fatto che la mia diretta sia interrotta esattamente sul disco della svolta, che era questo qua, questo Abacab del 1981, per cui continuo la carrellata che è stata interrotta forzatamente ieri. Disco in studio, come dicevo ieri, registrato interamente nei loro studi, che erano The Farm. Questo è Three Sides Live, che ho in due versioni, non perché io sia pazzo, ma perché è uscito in due versioni anche all'epoca. Questa è la versione uscita solo in Inghilterra, con il quarto lato dal vivo anch'esso, come potete vedere, side 4, ci sono tre brani tra l'altro meravigliosi incisi dal vivo, mentre invece tutto il resto del mondo aveva i singoli dell'epoca, francamente evitabili. Ma insomma, 1983, abbiamo questo disco memorabile soprattutto per Mama e per Home by the Sea, un brano diviso in due parti. Poi ci abbiamo l'orrore, abbiamo Invisible Touch, che è il brano, è il disco forse più famoso in assoluto, ma fatemelo dire, anche il disco più imbarazzante dal punto di vista compositivo, dal punto di vista qualitativo della band. Poi abbiamo questo un po' ripreso di qualità, 1991, Weekend Dance, e i live usciti in seguito, il volume 1, The Shorts, cioè i brani corti, volume 2, The Longs, i brani lunghi. E poi, come dicevo, questo disco qua, io ho visto tre date di questo tour, tra l'altro qui non so se si intravede, è autografato da Ray Wilson, che è il cantante soltanto di questo disco qua. E, insomma, vidi le date a Milano, a Roma e a Bologna di questo tour, perché insomma ero abbastanza fanatico.
E Ray Wilson, il cantante, vedete, in solo con Tony Banks e Mike Rutherford, questo esperimento non è andato bene, nel senso che ha venduto pochissimo, il pubblico era abituato alla voce di Phil Collins e quindi loro decisero di non andare avanti con Ray Wilson, un vero peccato secondo me. Insisto dicendo quello che ho detto ieri, cioè che la reunion formalmente era meglio se non l'avessero fatta. Hanno fatto dei tentativi gli anni scorsi, per esempio questa qua che vedete, questo singolo, allora è un tentativo di reincidere The Carpet Crawlers, che è un brano di The Lamb Lies Down on Broadway, dalla formazione originale. In realtà è quasi riconoscibile perché è prodotto da Trevor Horn, è strapieno di suonini, di percussioncine, di tastiere e di suoni che proprio non c'entrano niente con il modo di suonare dei membri originali, nonostante ci fosse davvero Peter Gabriel di nuovo alla voce e Steve Hackett alla chitarra. Un esperimento veramente pessimo, questa versione di Carpet Crawler 1999. E vabbè, questi che ho inquadrato qui davanti, invece, sono i cinque cofanetti che sono interessanti dal punto di vista anche discografico, perché a parte che uno li apre come se fosse proprio uno scrigno, vede proprio, ci sono i dischi dentro, divisi in cinque parti. Questa è la prima parte di carriera, 70-75, in realtà manca il primo disco, From Genesis to Revelation, ma non fa parte diciamo così, della discografia ufficiale, perché la casa discografica era di Jonathan King, storia complessa. Andrea Jacoponi sta commentando: a me piace molto Carpet 99, mi dispiace per te e ovviamente non sono più tuo amico da questo momento in poi. Questa è la parte, diciamo così, dalla prima parte dopo l'uscita di Peter Gabriel, 76-82, qualità ancora molto alta, soprattutto dal vivo, secondo me erano fantastiche, era una macchina da guerra impressionante. E poi la fase pop, la fase più dei successi, 83-98. Questo quarto cofanetto è, come dire, dedicato alla produzione live, dischi dal vivo, con molti inediti anche qua dentro. E questi sono i DVD sparsi non in tutta la carriera, ma partendo da Three Sides Live dell'82, poi il tour di Mama, eccetera. Allora, questi Genesis che si riformano. Allora, intanto vi faccio vedere un po' il contrasto fra quello che vedrete, forse... Ecco qua. Allora, questi sono alcuni dei travestimenti che Peter Gabriel usava dal vivo. Non so se potete vedere. Questo è lo Slipperman, poi c'è Britannia, poi c'è lo Watcher of the Skies, qui c'è il Flower che usava in Supper's Ready. Questo è il vestito della moglie di Peter Gabriel, che lui prese in prestito, salì sul palco senza dirlo agli altri della band, con la testa della volpe. Gli altri si presero una specie di coccolone, non sapevano se ridere, piangere, scendere dal palco, poi videro che il pubblico apprezzava e insomma cominciò l'epopea dei travestimenti sul palco e divenne quindi uno spettacolo rock assolutamente misto al teatro. Questo è il vecchio The Old Man di The Musical Box, un brano strepitoso contenuto in Nursery Crime del 71, composto fra l'altro con soprattutto da Anthony Phillips, il primo chitarrista che se n'era già andato però al momento della pubblicazione. Allora, queste reunion non è la prima. Vi faccio vedere una foto interessante da questo libro, che insomma è un po' la Bibbia di tutti gli amanti dei Genesis, anche se è un libro ufficiale, quindi un po' edulcorato. Questa foto qua, di 1998, non so se si vede bene, perché allora, scattata fra l'altro in un aeroporto, si trovarono in un aeroporto vicino a Londra, perché insomma abitano tutti in parti diverse del globo, cioè soprattutto in Inghilterra, ma non solo. Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips, questo è Jonathan Silver, il batterista del primo disco, Phil Collins, Mike Rutherford e Steve Hackett. Tutti insieme nel 1998, ci fu un mezzo tentativo di approccio, reunion, insomma poi non andò a buon fine assolutamente. Pare che Peter Gabriel volesse rifare dal vivo tutto The Lamb Lies Down on Broadway e basta, insomma non si trovarono d'accordo su alcuni dettagli, eccetera. Vabbè, comunque per dire che non era... la prima volta, non è questa la prima volta che si riuniscono. Questa è la reunion del 2007, diciamo così, che io ho visto a Roma. Anzi, faccio vedere questa cosa perché forse questo qui è l'opuscolo che ci dettero a Roma nel 14 luglio del 2007, quando suonarono al Circo Massimo davanti a circa 400.000 persone. Concerto completamente gratuito, io ero lì in mezzo alla bolgia. E, insomma, questo è il teleconcerto, perché era sponsorizzato dalla
dalla Telecom vedo anche un amico romano che magari c'era anche lui, chissà. Ecco qua. Allora, ci sono le varie pubblicità, insomma, l'opuscolo ufficiale della band per questi, per questo ultimo concerto della parte europea, scusate, del tour 2007, da cui poi infatti fu tratto il DVD When in Rome. When in Rome, cioè quando abbiamo suonato a Roma, il DVD tratto integralmente dall'esibizione di Roma, anche se non è completamente veritiero, perché qui Phil Collins fece una, un errore abbastanza clamoroso su Firth of Fifth, portandosi dietro Mike Rutherford. Tony Banks lo guardò malissimo, me lo ricordo come se fosse ora, anche se ero abbastanza lontano, nei maxi schermi si vide chiaramente, insomma. Poi è chiaro che è stato sistemato questo errore nel montaggio del video, insomma, si può fare di tutto. Insomma, io Genesis preferivo ricordarmeli così, Live Over Europe, questo è il doppio CD dal vivo che è uscito dopo, e poi questo che è una cosa, anche questa veramente venuta male, diciamolo, Some of the Parts, che è un, questo è il Blu-ray, ma insomma è un video girato nel 2014, in cui anche lì, di nuovo, chissà perché, si riunirono per fare delle foto promozionali, guardate qua, Phil Collins, Tony Banks, Steve Hackett, Peter Gabriel, Mike Rutherford, su delle scale, non si sa dove sono su un, in una scala di un albergo probabilmente, fa abbastanza, stride abbastanza con questa foto a sinistra, dove ci sono loro nel 1975, poco prima dell'addio di Peter Gabriel. Allora, quindi, questa diretta, diciamo così, è un po' il finale di quella di ieri. Volevo ringraziare assolutamente il Tirreno, che oggi mi ha dedicato un articolo, volevo ringraziare Luca Doni, che da Punto Radio mi ha fatto pubblicità, e adesso vorrei farvi vedere il pezzo finale, vediamo se lo becco, tanto che armeggio, abbassiamo qua, alziamo il volume. Allora, aspettate. Allora, questo è Carpet Crawler, che è il brano simbolo, diciamo così, di dell'Embrace Down on Broadway, eseguito nella tournée del 2007, ma non nel DVD che vi ho fatto appena vedere, girato a Roma, bensì girato a Düsseldorf. Fu un concerto ripreso anche al cinema, quindi non è mai uscito ufficialmente. Io ce l'ho perché, insomma, sono abbastanza nerd su queste cose. Questa è l'ultima canzone di ogni concerto. Questo è Daryl Sturmer, il chitarrista che anche quest'anno si riunirà alla band per il giro di concerti autunnali. Faccio sentire un pezzettino, tanto poi l'algoritmo me lo blocca. Fantascientifico, all'epoca, anzi dopo vi faccio vedere una chicca. La batteria qua c'era Chester Thompson, suonò anche con Zappa. Mentre vedo che c'è qualcuno che scrive che si commuove di fronte a questo video, vi racconto che
The Lamb Lies Down on Broadway è un disco che ha tutti i testi, il primo disco dei Genesis ad avere, è l'unico ad avere tutti i testi scritti interamente da Peter Gabriel, perché i testi normalmente erano divisi fra lui, fra Tony Banks e Mike Rutherford. Invece qua, per vari motivi che sarebbe troppo lungo spiegare, Peter Gabriel decide di scrivere tutti i pezzi, tutti i testi, e lasciando tutte le musiche agli altri quattro. Questo è uno dei pochi brani che è un po' un'eccezione, perché anche la parte musicale, anche la melodia, è scritta da Peter Gabriel al pianoforte, poi Tony e Mike la sistemarono con degli accordi semplicissimi. Questa è forse una delle canzoni più semplici da suonare di tutto il repertorio dei Genesis, che insomma di solito è abbastanza complesso, ma è la riprova che insomma per scrivere grandi canzoni non ci vogliono ritmi complicati o accordi impossibili. La semplicità spesso è vincente assolutamente. Allora, mentre va avanti questo, non senti una cippa, caro Renato, perché ho abbassato io il volume? Faccio apposta. Spero che almeno la mia voce tu la senta. Perché vi faccio vedere una cosa abbastanza assurda, perché nel 2007 uscì appunto questo libro, Tony Tone Again, che era il titolo del tour, Anatomia di un tour. Allora, uno lo apre e c'è, come nei libri per bambini, c'è proprio il pop-up. Non so se riuscite a vederlo. C'è proprio il palco. Ok? C'è il palco ricostruito. Nelle due versioni. Questo è il palco anche da vicino, con le foto come se ci fossero i maxi schermi. Uno dei concerti più belli, crescendo più belli della musica, sono d'accordo. Ecco, abbiamo un altro fanatico genesisiano in linea, Luca Benporat, che io so potrebbe raccontarci moltissimo dell'unico concerto di riunione che hanno fatto i Genesis nel 1982 a Milton Keynes, riuniti con Peter Gabriel e solo per due brani con Steve Hackett, perché lui c'era, era un bambino ma c'era. Insomma, basta così, vi ringrazio per questa diretta, vi chiedo di condividerla, vedo anche questi commenti, lo voglio di questo libro, sì, non so se si trova ancora, ma non lo vendo, ecco. Domani alle 19 parleremo di un altro artista, anzi di un altro gruppo importante. Grazie a tutti davvero, e seguite queste strane dirette fatte apposta per tenerci compagnia in questi tempi di isolamento forzato e dovuto a casa. Ciao ancora.